la nostra azienda sviluppa, produce e commercializza sistemi per l'edilizia e da una ventina d'anni ha iniziato a innovare con dei sistemi che servono per la messa a dimora di alberi in ambienti urbanizzati tramite delle esperienze che arrivano da lontano. All'inizio degli anni 2000 abbiamo fondato una società in Canada e in Canada c'è un'attenzione particolare per quello che riguarda la gestione del verde e in particolare la messa a dimora degli alberi in ambienti urbanizzati. Solitamente quando una pianta viene messa a dimora ci sono delle problematiche dovute al fatto che la città è un ambiente ostile per le piante, è un ambiente dove le piante faticano a svilupparsi in quanto solitamente hanno degli spazi verdi che sono solitamente un metro per un metro, molto, molto limitanti e le piante giovani faticano a sviluppare il loro apparato radicale, quindi rimangono fondamentalmente dei bonsai che assorbono poca CO2 e offrono poco ombreggiamento e quindi di fatto non riescono a contrastare quelli che sono gli effetti dovuti al cambiamento climatico e quindi l'aumento della temperatura che affligge le nostre città. In Canada c'è, e negli Stati Uniti c'è un interesse particolare perché vengono fatti degli studi, delle analisi di quello che sono costi e benefici per la cittadinanza tutta e quindi in questo ambiente diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati in Italia si è sviluppato questo sistema che noi abbiamo traslato in italiano, lo chiamiamo cupole ex radici, in Canada, negli Stati Uniti si parla di soil cells. E che cosa consiste questo sistema? Consiste nel dare lo spazio all'apparato radicale delle piante tramite delle strutture che realizziamo al di sotto delle pavimentazioni urbanizzate e quindi impermeabili per lo più, in maniera tale che le piante giovani riescano a sviluppare il loro apparato radicale e quindi riescano a crescere anche come fusto e come apparato foliare, quindi aumentando quella che è la fotosintesi e quindi l'assorbimento della CO2 e quindi l'ombreggiamento conseguente. Di sistemi ampiamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada, in tutto il Nord America e si sta diffondendo in tutto il mondo. È anche presente in Europa e da qualche anno l'abbiamo cominciato a proporre in Italia. In Italia abbiamo due tipi di problematiche. Una sicuramente è quella della messa a dimora delle piante e quindi avere un corretto sviluppo della pianta, ma soprattutto abbiamo un patrimonio arboreo esistente che è cresciuto già da decenni e che si parla di piante forti, quindi parliamo di pini, parliamo di bagolari, parliamo di cedri, parliamo di piante che hanno una loro importante vitalità, vigorosità, però queste piante spaccano a un certo punto la pavimentazione urbana e quindi quello che noi vediamo sono piste ciclabili, marciapiedi, danneggiati perché le radici hanno rialzato la pavimentazione e per questo abbiamo sviluppato qui in Italia una soluzione più superficiale che permette di risolvere anche questo problema dando spazio allo sviluppo dell'apparato radicale, portando dell'aria e quindi ossigenando il terreno e quindi di fatto evitando che il terreno al di sotto dei nostri marciapiedi sia biologicamente morto come succede normalmente quando noi andiamo ad asfaltare o comunque a impermeabilizzare il suolo. Abbiamo fatto delle realizzazioni che sono sicuramente interessanti sia sul nuovo che sull'esistente. Nella città di Bolzano, per esempio, erano presenti 6 aceri che erano stati messi a dimora, ma non hanno mai avuto la possibilità di svilupparsi
perché relegati in un ambiente molto piccolo, erano delle specie di bonsai. Noi abbiamo fatto un intervento con le nostre isole vegetative e gli alberi sono riusciti a trovare lo spazio per poter sviluppare il loro apparato radicale e poter crescere in maniera rigogliosa. In maniera diversa, noi possiamo intervenire anche su quelle che sono delle strade, dei viali che sono già danneggiati dall'apparato radicale delle piante, e in maniera particolare abbiamo fatto un intervento su dei pini marittimi che ci capitano molto spesso, perché è un albero molto presente in Italia, soprattutto sulla costa, e a Riccione abbiamo fatto un bellissimo intervento di riqualificazione urbana su una trentina di pini. Lì abbiamo fatto un intervento che è volto a togliere il terreno che ormai era morto fondamentalmente dal punto di vista biologico, sostituendolo con un terreno portante e nutriente la pianta, ossigenando adeguatamente il substrato, e siamo riusciti a modificare la qualità della vita delle piante, tant'è vero che dal pre-intervento al post-intervento queste piante sono più resistenti rispetto ai venti sempre più intensi che vediamo abbattersi sulle nostre città, e anche la biologia, il bioritmo di queste piante è cambiato da prima a dopo, in meglio, nel senso che tutti quegli aspetti legati alla crescita dell'apparato foliare sono cambiati dopo l'intervento, riportando di fatto le piante ad una situazione più simile a quella che si avrebbe in una pineta naturale, piuttosto che a quello che accade in un ambiente ostile come può essere l'ambiente urbano. Siamo disponibili per accompagnarvi da studi di fattibilità tecnico-economici fino anche alla progettazione esecutiva e alla cantierizzazione. Potete trovare i nostri contatti e maggiori informazioni al sito www.contarolo.com.